Prosegue il Your Future Festival, la manifestazione ideata dall'Università Politecnica delle Marche e, giunti al terzo giorno di appuntamenti, affronta forse uno degli incontri più attesi dagli studenti, il Career Day. In una sola giornata, dalle 9 alle 18, la facoltà di ingegneria ha accolto circa 1500 ragazzi che hanno incontrato 75 aziende presenti. Sono qui per vedere quali opportunità sono offerte a noi studenti neolaureati e laureandi, per vedere anche nuove opportunità, per scoprire nuove imprese e anche tentare la sorte. Ne ho fatti 5, di cui uno mi è pure stato dato appuntamento per la settimana prossima, quindi forse è un segno positivo, quindi teniamo le dita incrociate. Sto finendo, a marzo è prevista la laurea, sto cercando un'azienda che riesca a procurarmi sia il tirocinio di laurea in azienda proprio che uno stage dopo l'effettiva laurea. Ho fatto un paio di colloqui e sembra tutto molto prepositivo. Le aziende ti aiutano a soddisfare quello che cerchi e con accoglienza ai giovani soprattutto mi è sembrato di notare. Fino adesso ho fatto 2 colloqui, soprattutto con aziende che mi interessavano, che mi sono informato su quello che fanno e soprattutto anche l'interesse mio, quello che voglio fare io, che io più o meno ho fatto sempre, sono cresciuto, ho fatto la formazione in un ambito internazionale, quindi anche il lavoro voglio, è sempre cresciuto anche il lavoro in un ambito un po' quello, lavorare con i clienti esteri, e quindi ho fatto già il colloquio con la TODS, quindi penso è andato abbastanza bene, mi hanno offerto anche il tirocinio, quindi vediamo. In aumento rispetto alla precedente edizione, le aziende che hanno partecipato al Career Day, incontrando studenti, laureati e laureandi, raccogliendo curriculum e facendo colloqui. Per ora sta andando bene, c'è stato un buon afflusso di studenti, anche se molto svariati come provenienze, quindi sia di economia e ingegneria, vari rami, e niente, stiamo raccogliendo dei contatti, noi stiamo cercando persone, principalmente ingegneri che sappiano progettare, insomma, sia elettronici che meccanici. Comunque per ora il giudizio è positivo e stiamo raccogliendo, insomma, contatti per poi da approfondire. Imprese italiane e non solo, dai nomi importanti come IKEA, Rainbow, Fileni, Benelli, TODS, Unicredit e Lidl Italia. Tra le aziende straniere presenti c'era Wärtsilä, impresa finlandese specializzata nella fabbricazione di sistemi di propulsione e generazione di energia per uso marino, e OSB AG, realtà leader nei servizi di ingegneria e IT, con 500 dipendenti e 12 sedi in Germania. La giornata abbiamo avuto molte visite, abbiamo raccolto anche molti curriculum di persone interessate e quindi sta andando bene. Ricerchiamo ingegneri da collocare nei seguenti campi, cioè meccanico, nel campo elettronico ed elettrotecnico e nel campo dell'informatica. Ad accompagnare il rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, in mezzo ai banchetti delle aziende, un ospite speciale, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, venuto a salutare e conoscere le tante realtà locali ed internazionali che hanno partecipato al Career Day.